è orgogliosa e fiera di avere un sindaco, la cui unica sola critica che io ho sentito in questi giorni è che non sorriderebbe così come invece sorridono quelli che normalmente pensano solamente a sorridere. Primo, non c'è nulla da sorridere, il paese è in difficoltà, le nostre comunità sono in difficoltà e quindi non c'è nulla da sorridere, c'è solamente da lavorare con pragmatismo e senza fare come fanno alcuni in politica che hanno distrutto questo paese. Persone che hanno fondato tutta la loro capacità di prendere consenso attraverso la capacità di narrazione, di seduzione, con pacche sulla spalla, guarda che lo ha comandato. Lui è una persona che lavora moltissimo. Per 800 voti di più rispetto a Manola Di Pasquale. A mezzanotte e mezza si festeggia tra applausi ed urla di gioia nella sede di Via Scarselli. Brucchi è subito partito in vantaggio e, come sempre accade a Teramo in questi casi, a premiarlo sono state soprattutto le frazioni, mentre, al contrario, molte sezioni di Teramo Centro si sono subito unite a Manola Di Pasquale. Ma questo non è servito per far vincere la prima donna candidata a sindaco di Teramo. Brucchi piange appena appresa della vittoria, che dedica subito alla moglie e figli, e afferma che la prima cosa che farà sarà la riapertura della scuola di Piano Daccio. Poi abbraccia tutti quelli presenti nella sede, dall'ex segretario della presidenza del Consiglio della Regione Mazzarelli a Chiodi, ai consiglieri e assessori vecchi e nuovi, e dice che «La mia è una vittoria dimezzata perché l'Abruzzo meritava Gianni Chiodi come governatore. Chi amministra la regione ora non ci merita. Sono 7 giorni che ho inviato un telegramma ad Alfonso per congratularmi con la sua vittoria e ancora non mi risponde. Sono stato solo contro tutti. Hanno sponsorizzato una persona come Manola Di Pasquale che quando amministrava il consorzio agrario ha intascato 120.000 euro per poi regalare il consorzio a Pescara. D'Alfonso è venuto a suonare il campanello di mia zia, pensasse alla sua di zia. Doveva venire anche Renzi, non ha avuto il coraggio di metterci la faccia. Dall'altra parte c'è una marea di buffoni, parole giudicate subito pesanti dalla Di Pasquale, che sta pensando ora di denunciare Brucchi».